Blind Vision è un viaggio di luce, è un viaggio, diciamo, che ridona spessore ed importanza ad un mondo della diversa abilità visiva che è stato per troppo tempo emarginato. Questo lavoro l'ho fatto restando per circa 20 ore nel buio, mano nella mano, con le persone con diversa abilità visiva per cercare di comprendere come loro percepissero il mondo. E sono stata inondata di una luce interiore molto più forte di quella che cui siamo abituati noi a vedere, e ho voluto restituire questa luce in una maniera diversa. All'interno di una cupola oscura che sarà quindi a Piazza dei Martiri, gli occhi dei non vedenti saranno quelli ad accendersi, a donare luce ai fruitori, affinché tutti quanti noi possiamo effettivamente acquisire una nuova consapevolezza di questo mondo che è stato fino ad oggi lasciato all'oscuro. Una grande cupola nera accoglie i visitatori che si ritrovano nel buio per cominciare un viaggio in compagnia soprattutto di un dettaglio specifico di persone che hanno perso la vista, i loro occhi, o meglio l'iride, fotografato per il progetto Blind Vision ed accompagnato da voci e suoni di vita vissuta. L'installazione sarà in Piazza dei Martiri fino all'8 gennaio, una edizione speciale dell'iniziativa realizzata in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e l'Associazione Teatro Colosimo, per sensibilizzare l'opinione pubblica verso la loro integrazione sociale e culturale. Abbiamo voluto dare un taglio diverso quest'anno a questa iniziativa, alle iniziative anche che accompagnano il Natale. Questo apre veramente un mondo mai tanti sconosciuti, ed è una possibilità che viene data alla città di Napoli. Io la vedo così, insomma, come un'opportunità. Andare in una delle piazze più belle, più straordinarie della città, più centrali, e metterci questa struttura, questa installazione che cozza un po' anche, se vogliamo dirla, con tutto quello che è il contorno, diciamo, in ambito, insomma, che è quello legato alle festività natalizie, ed è bellissimo perché crea quel giusto contrasto che ti fa capire quanto è importante questo mondo e quanta luce dobbiamo dare a questo mondo, e quanta soprattutto apertura, soprattutto mentale, possiamo fare per questi ragazzi, per l'Istituto Colosimo e per tutti coloro, insomma, che vivono, insomma, in maniera diversa e percorrono le strade in maniera diversa rispetto a noi. Siamo emozionati ed entusiasti, un progetto internazionale dalla grande spinta etica e di valorizzazione delle realtà più delicate del nostro territorio, sarà ospitato in Piazza dei Martiri, un'installazione artistica ma soprattutto un'installazione dall'alto valore sociale di un progetto Blind Vision che ha attraversato la città di Napoli attraversando i luoghi più preziosi. Ricordo il primo incontro al carcere penale minorile di Nisida e poi all'Istituto Colosimo, l'istituto per i non vedenti e per gli ipovedenti della nostra città. Già da tempo abbiamo immaginato iniziative e sinergie, raccontare e regalare alla città di Napoli per il periodo natalizio questa installazione nel centro della città, Piazza dei Martiri, è un qualcosa nel quale abbiamo creduto e ringraziamo tutte le persone che hanno reso questo possibile.